Allora, brevemente, Presidente, la ringrazio, come ringrazio anche i consiglieri. Questi sono tre provvedimenti, quindi farò un unico intervento, per cercare di inquadrare la questione. Sono tre debiti fuori bilancio, per i quali oltretutto già era stata, fatta tutta l'istruttoria. Abbiamo oltretutto, recuperato risorse all'interno del Fondo Passività Potenziale, come ben conoscete, e quindi abbiamo anche la copertura relativa a tali importi. Sono interventi in somma urgenza che, come tali, appunto, non sono programmabili e non possono quindi avere una loro corrispondenza all'interno del bilancio, e pertanto l'Assemblea Capitolina, come veniva ricordato, viene chiamata a esprimersi in tal senso. Sulla delibera 109, quella proposta, vi è un verbale dei Vigili del Fuoco che chiaramente obbliga l'amministrazione a intervenire. Vi era il rischio di incolumità sia per le vetture che per i passanti che per gli abitanti sottostanti, pertanto gli uffici sono stati costretti o comunque tenuti ad intervenire immediatamente con tale spesa. Per quanto riguarda le successive delibere, la 122, la 124 e la 144, sono anch'esse importi in somma urgenze. In un caso vi sono stati perfino comitati dei cittadini che sono intervenuti e che hanno richiesto l'amministrazione intervenire con sopralluoghi proprio relativamente al rischio di distacchi di materiale sopra i passanti, e quindi anche lì c'è stato un intervento. Parliamo di edifici comunali. La stessa cosa vale per l'altro edificio comunale nella proposta 144, in cui vi è una sollecitazione non soltanto da parte dei residenti, quindi di coloro i quali si trovano all'interno di quelli che utilizzano tali immobili, ma bensì anche del municipio, per rischi di natura igienico-sanitari e per il rischio sull'incolumità delle persone per via di un impianto elettrico fatiscente. Ecco, su questo chiaramente l'amministrazione ha piena copertura, e oltretutto, come avevo anche anticipato, la Commissione Bilancio ha indicato delle linee guida proprio per velocizzare l'attività di riconoscimento di tutti questi debiti al fine di arrivare al termine di questo anno con una buona mole di debiti fuori bilancio riconosciuta, e soprattutto nella verifica di quelle che sono le. Silenzio in aula, per favore. Soprattutto anche riguardanti le tre richieste proprio sulla verifica del DURC, della certificazione antimafia e dell'acquisizione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. Grazie.